Vedendomi così, ripensando velocemente a quello che è successo poco fa, a dir la verità non so se gioire, benché era gaudete in domino, o se piangere, per la grande responsabilità che mi è stata data. Sentire la preghiera di ordinazione, leggere le riflessioni di San Paolo VI e di San Giovanni Paolo II, che avete anche sul libretto tra le mani, all'inizio c'è da preoccuparsi. Si parla che il vescovo deve essere maestro, santificatore, pastore. Ma chissà se sarò capace. Ma quello che è successo è un dono, e quando si ricevono i doni si ringrazia. E anch'io allora, come Don Luca, io devo al Signore alcuni grazie. Il primo al Signore che si è degnato di guardarmi. È un puro dono che viene fatto, e di questo ringrazio Papa Francesco, che si è fidato di me, conoscendomi solo attraverso dei documenti e le carte che gli hanno presentato. E proprio per questo il mio grazie più sentito va al nostro caro Arcivescovo Mario, che mi ha candidato. Grazie Arcivescovo Mario. Un grazie a tutti i vescovi presenti, al Cardinal Coco Palmerio, che siamo per un po' di tempo della storia compaesani di Nerviano. Un grazie a Monsignor Giudici, che mi sopporta tutti i giorni in casa. Un grazie a Monsignor Gervasio Gestori, che rappresenta gli educatori che ho avuto in seminario e per il quale ringrazio il rettore di adesso e quelli passati per l'educazione ricevuta. Un ringraziamento con tutto il cuore a tutte le persone però che mi hanno fatto crescere nella vita sacerdotale. Per primo la mia famiglia, che non mi ha mai abbandonato con la loro presenza e la loro preghiera. Mia sorella, mio cognato, mio papà, che da lassù starà vivendo questo momento, in modo particolare però la mia mamma Letizia, che si è data tanto da fare a riguardo, sia nel lavorare. Quando facevo l'obrato vicario mi diceva che era la filippina della diocesi, perché non so quante case della diocesi ha pulito in quegli anni. Ma soprattutto il suo grande affare è stata la preghiera per me, perché il Signore mi teneva la mano sulla testa sempre. Un grazie particolare alla comunità di Santo Stefano in Nerviano, che mi ha generato alla fede e che mi ha sempre voluto bene. Dall'oratorio è iniziato il mio desiderio di servire il Signore insieme a Don Franco, che apportava in mano prima la bolla della mia nomina, perché Don Franco il 1° ottobre del 1974, con la sua 500 blu, mi ha portato in seminario, perché i miei genitori non avevano la macchina, mi ha portato lui, e quindi ho chiesto a lui, visto che mi hai portato in seminario, portami anche davanti all'altare per questo. La presenza di Nerviano anche attraverso il sindaco, che ringrazio. Un grazie ai miei compagni di classe, aiutatemi a vivere ancora meglio il nostro motto, uomini della riconciliazione. Un grazie ai sacerdoti e amici presenti, in particolare gli amici del Consiglio Episcopale, con sempre la mia compaesana Suor Luisella, anche lei parte. In modo particolare però vorrei ringraziare i miei 11 decani, che insieme ai rappresentanti del Consiglio Pastorale Diocesano, che ho visto che sono presenti, rappresentano tutte le 235 parrocchie della bella zona di Varese. Non so com'è la storia, la quarta alla prima, ma una cosa è certa: tra la quarta e la prima la zona seconda è più bella per i suoi laghi e per essere la città giardino. Quindi mi dispiace per gli altri miei compagni vicari. La città di Varese, che è rappresentata e che ringrazio dal Sua Eccellenza il Signor Prefetto di Varese, che è presente, insieme alle autorità anche civili e militari, il colonnello dei Carabinieri e della Finanza, sempre di Varese. Un sentimento di riconoscenza e contemporaneamente di richiesta di perdono per quelle comunità e oratori che mi hanno aiutato a muovere i primi passi di sacerdote, Luino e Cerro Maggiore. Quanti bei ricordi, ma anche quanti errori avrò commesso. Per fortuna il nostro è un Dio che riesce a scrivere diritto anche sulle righe storte della mia esistenza. E poi riconosco come dono l'esperienza che ho fatto per 9 anni di oblato vicario, che ringrazio, perché qui ho visto diversi volti della Chiesa che mi hanno aiutato in questi anni. Però non faccio l'elenco perché sono troppe. Arrivo così alle 2 ultime esperienze significative, quella di parroco sui Navigli della Movida di Milano e parroco di Rho. Se è vero quello che dice Papa Francesco, che un pastore si plasma, è il suo popolo che lo plasma, se non sarò capace di essere un bravo vescovo sarà anche colpa vostra, dirò
e di Milano che non mi avete educato a fare bene il parroco. Infine anche un grazie al mio gemello vescovo Luca, con il quale ho condiviso le gioie e i dolori di questa iniziale nuova esperienza pastorale. E per concludere vorrei ricordare uno dei tanti numerosi biglietti di auguri che mi sono arrivati in questi giorni. Voglio soltanto richiamare quello che mi è giunto da Don Romeo Maggioni, che è qui nella prima panca, che è il parroco della mia prima messa. Dopo avermi avvertito del martirio a cui è chiamato un vescovo della Chiesa Universale, così mi scrive: «Tieni pure l'odore delle pecore, come si usa oggi, ma ricordati che noi siamo anche anzitutto il profumo di Cristo, come dice San Paolo. Anzi, noi abbiamo il pensiero di Cristo. Questo caratterizzi il tuo ministero curando l'annuncio specifico del Vangelo. Sì, maestro, più che manager. Chiedo aiuto a tutti voi per essere così. Sono certo di non essere solo in questa nuova avventura che mi appresto a vivere. C'è Lui che non ci lascia mai soli. Ci siete tutti voi. Per questo chiedo al Signore, attraverso la vostra preghiera, di vivere il mio ministero di vescovo così, sempre lieto e testimone di un cristianesimo gioioso. Sempre. Grazie».